Ciao Pez e ciao amici di Reischi Magazine. Io sono Andrea Vanni e sono vicepresidente e allenatore dello Sci Club Team Top Ski a Betone. Abbiamo pensato molto a come sfruttare lo spazio concessoci dalla rivista e invece di tessere le lodi del nostro Sci Club, proveremo a fare qualcosa di più utile a tutti. Ci piacerebbe quindi utilizzare questo spazio per far sentire la nostra voce, in quanto lo sci da alcuni anni non può più essere considerato solamente divertimento, apreschi e settimane bianche. Lo sci ormai è un'industria fatta di persone che si svegliano all'alba, persone che fanno le ore piccole la sera in ski room o sul gatto delle nevi, generando così miliardi di fatturato e fornendo lavoro a quasi mezzo milione di persone. Il nostro appello è rivolto in primis a tutti i miei colleghi, agli addetti ai lavori della montagna, perché alzino la voce in coro, nessuno escluso. Siamo persone semplici, schive e molto spesso burbere e scontrose, ma quando si tratta di lavorare sulla neve non ci tiriamo mai indietro. Sappiamo il vero significato della parola sacrificio e come noi lo sanno i nostri atleti, grandi o piccoli che siano, e lo sanno le loro famiglie, che in questo sport ogni anno investono decine di migliaia di euro per garantire ai propri figli un'educazione sportiva e in futuro forse anche un lavoro in un ambiente di sani principi. Non possiamo e non dobbiamo essere liquidati con una frase semplicistica come quella del presidente Conte. Non ce lo meritiamo. Abbiamo dimostrato di essere in grado di gestire le norme di sicurezza durante i nostri allenamenti nel periodo estivo. Abbiamo cercato di portare avanti i nostri programmi di allenamento, non con pochi sacrifici, per continuare a sognare di vincere una coppa, che sia una coppa di un campionato regionale o che sia una coppa di cristallo. Ci rivolgiamo quindi anche al presidente Conte e al mondo della politica in generale, affinché possano prendere coscienza di ciò che rappresenta lo sci in Italia. Per chiedere il rispetto che meritiamo. Rispetto che non è in vendita con contributi, sussidi o ristori vari, perché siamo molto di più di come ci avete dipinto. Siamo atleti, maestri, allenatori, impiantisti, albergatori e ristoratori. Tutti uniti verso qualcosa che non è un semplice divertimento, ma un vero e proprio pezzo di economia italiana. Concludiamo rafforzando una richiesta più forte e più attuale. Rispettateci. Perché noi siamo la gente della montagna, noi siamo lo sci.